troppa gente per lavarsi e per farsi la doccia, troppa gente per fare i corsi, troppa gente dentro il carcere. E siamo anche un'altra gamba, la tua? Cioè, siamo sei. 4 metri per 3 metri. Il bagno in sé. In Italia i detenuti sono circa 66.000, i posti poco più di 45.000. Numeri che dicono molto, ma non raccontano tutto. Perché a San Vittore, a Milano, sovraffollamento vuol dire che per far entrare tutti, i letti sono accatastati anche contro le finestre che non si possono più aprire. Così d'estate, per resistere al caldo, i vetri vengono smontati e rimontati a ottobre. Pomeriggio, verso le 5, ripasso al vitto, si è aperto 10 minuti e ti ripeto, non c'è. Stiamo sei a respirare dentro una cella di per 4. Nel carcere di Regina Coeli a Roma, il sovraffollamento ha costretto la direzione a trasformare le aule di socialità in celle, mentre detenuti sani e malati devono condividere gli spazi del centro clinico. Nel carcere di Latina i detenuti raccontano che alcuni di loro sono costretti a dormire su un materasso poggiato a terra tra due file di letti a castello con 6 persone. Nelle celle da 2 della casa di reclusione di Fermo, i cosiddetti cubicoli, a separare il bagno dai letti non c'è che una tenda. I passeggi, poco più grandi di una stanza, non hanno copertura per la pioggia. A Teramo i detenuti con problemi psichiatrici vivono insieme agli altri perché mancano gli spazi, mentre a Poggio Reale, Napoli, dove i detenuti raccontano di essere anche 18 in cella, bisogna fare i turni per tutto, dall'ora d'aria alla doccia, che si fa 2 volte in media a settimana. Lo stesso vale per le attività fuori dalla cella, perché i corsi si contano sulla punta delle dita e i detenuti sono 2.600. Ma il sovraffollamento incide anche sul lavoro e nelle carceri italiane, dove i fondi sono sempre meno, il lavoro da diritto garantito diventa un lusso per pochi, con paghe che sfiorano anche 3 euro all'ora. Dimentichiamoci che se stiamo qua la colpa è soprattutto nostra, rispetto per le vittime, siamo persone, è giusto pagare una volta sola. In queste condizioni noi non paghiamo una volta sola, noi la nostra pena la ascoltiamo 2-3 volte, le nostre famiglie lo stesso.